meraviglia! Che succede? Sentita mancare, mi è sembrato morire. Portiamola in casa, diamole qualche cosa da bere. Dov'è Petronio? Ma insomma, avete chiamato Petronio? Sì, Cesare. E chiamalo di nuovo, digli che io... Ah, come sempre, sono impaziente di vederlo. In libertà. Permette, comandante? Vorrei salutarla personalmente. Caro Magrini, come stai? Mi tengo in forma. Non riesco proprio a liberarmi di te. Crede che avrei potuto rimanere su quella nave senza di lei? Sicuramente no. Dunque, hai sentito che aria tira qui? Certo. E come fai adesso con tutte le tue donne? Se salverò la pelle, aspetteranno pazientemente. Dovranno aspettare un bel pezzo, però. Agli ordini. Arrivederci. Siamo rimasti in sette, chissà se oggi ne scarta qualche altro. Ma perché ha proprio quest'idea? È dal primo giorno... Ho sempre paura che mi mandi via. Io invece sono sicuro di far centro, voglio sbalordire il comandante. È per il comandante. Personale. È per lei, comandante. Vada pure. Personale. Quanto m'è antipatico quello. Ehi! Venga qua! Cos'è successo? Che c'è? Possiamo aggiungere un palazzo? Sopra il cavo? Sì! Aspetta! Ragazzi, è l'ora di prepararci. Ed è anche l'ora di decidere chi di voi non parteciperà all'azione. Decideranno i dadi. Rimane chi ha il punto più basso. Sei. Soffia anche per me. Cinque. Clotilde! Oddio! Ma perché me lo ha preso che io neanche la conosco a lei? No, io prima te gonfio e poi parliamo. Ma ragioniamo da uomo a uomo, no? Ah, non me conosci? No. A Marcella la conosci però. Beh, io sono Fernando. Vai, vai, voglio vedere come entri a casa, io ti aspetto qui tutta la notte.
E io non dormo a casa stanotte. E io ci torno pure domani. E io non ritorno neanche domani. Guarda un po'. Mazzoletto, e Sant'Antonio è testimone. A che ora è rientrato a casa? All'una e mezzo, signor commissario. Il signor Fernando mi è testimone, vedo. No, non ci sei venuto. Io sono stato tutta la notte sotto al portone di casa tua. È stato tutta la notte sotto al portone? Sì, tutta la notte. Ci ho dormito io sul portone. Oh, ecco, infatti, mentre il signor Fernando dormiva, io zitto zitto sono entrato in casa. Non mi incastrate, io la mente ma, lucida. Ma scusi, lei perché lo ha aspettato davanti al portone di casa? Mi doveva parlare, no, signor. No, te dovevo gonfiare. E poi il signor commissario ha detto che con lei ci ha fatto il bagno nudo. E ma ha detto la minaccia. Il bagno nudo? Sì, il bagno nudo. Lo dica in presenza del commissario. Dica a Fernando che cosa è successo fra me e lei su Tevere. Lo dica un po'. Non è successo niente. Signor Fernando, io le posso assicurare che Marcella è per me come una sorella, è pura e libata. Ma che libata? Io aspetto un bambino, signor commissario. Sarebbe stato sei convinto adesso che tra me e lui non è successo mai niente? E poi ti pare che mi metto con uno come quello e là? Poi c'è sta il fatto di approfittare di te perché sei minore. È un manioco sessuale. Tu che vuoi, vecchia? Ma chiuso nella toilette. Voleva usarmi violenza. Va bene, violenza a minorenni. Oscar, adesso ti allenerai con Aldo. 1-2. Magari. 1-2. Banca! Banca! Calma, calma. Ma che fai? Sbrigati invece, sei sempre l'ultimo. Monta sul ring e fai i guanti con Oscar. Con Oscar non faccio i guanti. Hai paura che ti ritocchi il profilo? No, è un massimo, non mi alleno con un pugile di categoria superiore. Bruno! Fai i guanti con Aldo! Mi raccomando, non strappare. Stai tranquillo. Quello ha fita. Non ha fita, ci tiene alla faccia. Beh, non è fita. È di quella buona, pute. Se non avesse il debole del faccino, avrebbe tutta la stoppa del grande campione. Dai, sinistra. Campione. Se fosse del peso mio, gli farei vedere io il campione a quel coccone di mamma. Oscar, ciao. Che eri tu quella che stava sulla grada? Fa tanto caldo. Ma che caldo è caldo, te l'ho detto che non c'è via questi paracide. È la prima volta. E sarà pure l'ultima, e qui sono tutti una massa di lazzaroni, e se qualcuno te lo sta attorno, io spacco la faccia a te e a lui. Cammina, va. Oh, ma che caldo. Ciao, fata. Vai, ma come, non vuoi che ti chiami fata oggi? Eh? Ma non sono più il tuo coccolone. Senti, andiamo a casa tua a farci un bel calipso. Vattene, che sono stati tutti da me. E dici che sono tuo cugino? Perché non sono un tipo da presentare io? Beh, magari mi lo presenti un altro giorno, dai, sali. Andiamo? Eccolo là il mio fidanzato. Ah, già sei fidanzato. Ciao, campione. E tu che ci fai con la ragazza? Io niente, ho visto una bella bionda e mi sono fermato, tu non faresti uguale. Tu bisogna che giri, che un giorno o l'altro te pizzico. E te pizzico te c'ho la carta di là per farti riconoscere la tua madre. Ma chi pizzica? Cammina, va. Pizzichi. Sei di un altro peso, non puoi pizzicare. Sai che poi va? Per pizzicarolo! Davvero! Ci sei mai salito su quella macchina? No. Lo conosci qui? No. No, poi devi raccontare tutto a Oscaruccio tuo. Cammina, va! Annibale ti ascolterà. Sii il benvenuto. Sei tu Rutario? Lo sono. Parla. Non credere che io venga ad arrendermi. Sono qui per offrirti un'alleanza. Ti porto doni. Non accetto condizioni. Le mie tribù possono bloccarti la via dell'Italia per molto tempo. Con il mio aiuto potrai presto essere padrone della pianura. Cosa vuoi in cambio del tuo aiuto? La supremazia della mia tribù su tutte le altre della vallata. Accetto.